2000 anni è circa 450 volte la durata di vita nostra. Allora io dico, visto che fatti dello stesso DNA nascono sullo stesso pianeta, respirano la stessa aria, sono fatti delle stesse molecole, ci sono individui che vivono 2900 volte la durata della vita di altri, fa così di ridere pensare che qualcuno che abbia magari una struttura o che provenga da un posto dove il ciclo di vita è più lungo viva solo 450 volte la nostra? A me non fa ridere, lo ritengo assolutamente plausibile. Potrebbe essere un codice però quello. In che senso? Non ricordo il documento esatto, qualcosa di cui parlava anche Sicci, legato a un codice di durata di tempo. Ah no, lì siamo nel conteggio attraverso i SAR, cioè le durate dei 2600 anni. No, io parlo proprio, invece faccio finta e faccio un ragionamento supponendo che questi vivessero veramente 35.000 anni, che fa 460-470 volte la nostra vita, e mi chiedo se faccia così ridere. Perché è chiaro, se io dicessi ad una farfalla: lo sai che su questa terra c'è qualcuno che vive 2900 volte la tua durata di vita? Quella farfalla si metterebbe a ridere, ma fammi ridere. E invece è vero. Allora io dico che non è così impossibile, poi ovviamente non lo possiamo sapere adesso. Però non è così impossibile, soprattutto se pensiamo che questi potevano avere, come in effetti pare, una struttura genetica leggermente diversa dalla nostra. Potevano provenire da un posto dove il ciclo di vita normale era quello lì, potevano essere in grado di agire sul patrimonio genetico in modo da mantenerlo giovane per tempi lunghissimi. Tant'è che la Bibbia ci dice che questi vivevano leolam. Leolam è un termine che viene tradotto in eterno, ma non c'è il concetto di eterno nell'Antico Testamento. Leolam significa lunga durata nel passato e nel futuro. Cioè questi vivevano Yahweh, che la Bibbia parla di lui, questi vivevano tantissimo, non per sempre. Avevano una lunga durata di vita nel passato e nel futuro. Se io cammino nel prato di casa mia e c'è la formichina nonno con la formichina nipote e la formichina nonno dice: lo vedi quello lì? Quando c'era il nonno di mio nonno, di mio nonno, di mio nonno, lui c'era già. E lui continuerà. E allora dico: ma quello è immortale rispetto a loro. Ok? Quindi se noi abbiamo una durata di vita di appunto 100 anni, 120, ma forse pure 800 anni, e abbiamo qualcuno che appunto stava qui, andava e veniva, non lo so, da 2-3 mila anni, la cosa più importante è dire: beh, quello è uno che non muore mai. Però la Bibbia dice che quelli muoiono. Salmo 82 dice che gli Elohim muoiono esattamente come gli Adamo. Salmo 82. E quando lì si dice che muoiono esattamente come gli Adam, allora ovviamente che cosa si dice? Ah, ma lì Elohim non significa più Dio, significa legislatori. Amen. Cioè, io dico che quando la Bibbia usa il termine Elohim, lo usa sempre con lo stesso significato, indica quelli là. Chi ovviamente dice che Elohim è Dio, è chiaro che in diversi passi della Bibbia deve cambiarne il significato, perché non tiene. Io non lo cambio mai il significato, dico sempre quelli là, e tiene sempre. Poi allora nella polisemia della lingua ebraica c'è un termine importante, anche questo molto discusso. Ruach. Ci arriverò mai. Ruach, che è un termine che significa
vento, respiro, soffio vitale, questo qui, e poi viene tradotto anche per estensione con spirito. Allora, non entro nel merito della traduzione come spirito, non mi interessa. O meglio, mi interessa, ma gli dedicherò un lavoro a parte. Facciamo finta che significhi anche spirito. Allora, nella polisemia, cioè nel fatto che una parola può avere più significati, nella Bibbia appunto abbiamo vento, respiro e spirito. Vento inteso anche come, appunto, inteso come qualcosa che si muove rapidamente. Nella lingua etiope, ancora oggi, ruach significa elica che ruotando produce vento. Uno dice: cosa c'entra la lingua etiopica? Allora, la lingua sacra, diciamo così, dell'Etiopia era il Geth o Geth, che è una lingua semitica. Quando in Etiopia è intervenuta, almeno formalmente, la dinastia salomonica, si è introdotta la lingua amarica, che è una lingua semitica. Quindi in quel territorio lì la lingua semitica è ben radicata. Vi dico un'altra cosa a supporto di questo. Quando io scrivevo Non c'è creazione nella Bibbia, ero in una conferenza a Napoli, avevo parlato con un professore, eravamo soltanto io e lui alla fine della conferenza, e quindi gli stavo raccontando appunto che cosa veniva fuori dalle traduzioni mentre scrivevo quello, e gli dicevo, gli ho detto all'inizio, no, che nel primo versetto della Genesi non c'è scritto Dio creò i cieli e la terra, ma c'è scritto che gli Elohim hanno cominciato a fare delle cose. E come spiego nel libro, hanno costruito una diga. Non hanno creato l'universo, hanno costruito una diga. Poi hanno bonificato il territorio sottostante. E quella parola che viene tradotta con firmamento, che divide le acque di sopra dalle acque di sotto, è una parola che è rakia, che significa superficie solida, lavorata. Allora, quando... E vedendo altre ricorrenze, insomma, ne parlavo con questo professore che si occupa tra l'altro di rapporti con il mondo arabo, e lui mi ha detto, le dico una cosa che probabilmente lei non sa, sono miliardi di cose che non so, quindi, e mi dice: lo sa come i nubiani, cioè quindi Alto Egitto, chiamano la diga di Aswan rakia, che significa acqua curva? Quindi ancora adesso in quel territorio rakia significa diga. Ancora adesso in quel territorio lì, quindi Nubia, Sudan, Etiopia, subito sotto c'è il Kenya dove ci sono i Masai, Mesdai, di cui vi raccontavo prima, tutto impregnato di racconti simil biblici, Roach significa appunto elica che produce vento. Allora, nella Bibbia si parla di questo Roach e ne parla in particolare ad esempio il libro di Ezechiele. Quando dice che vede il ruach degli Elohim arrivare da nord, fare certe cose, da questo ruach si staccano quattro cose che Ezechiele chiama Hayot, che è femminile, che vuol dire cose viventi, nel senso viventi vuol dire dotate di movimento autonomo, che quindi si muovevano zizzagando. Questo ruach produce un grande rumore, quindi proviene da una direzione, viaggia in un'altra. Sto sintetizzando, questo ruach ad un certo punto prende Ezechiele, quindi Ezechiele sale su questo ruach, vanno su quello che viene identificato come il Tempio di Gerusalemme, ma non si è sicuri, ma non ha importanza, diciamo che era il Tempio di Gerusalemme. Ezechiele era in terra di Babilonia, sulle rive del fiume Chebar, lo porta sul Tempio di Ezechiele. Quando sono sul Tempio di Ezechiele, queste robe che sono sotto si staccano e vanno nel cortile interno, il ruach di sopra invece va nella parte più interna, sopra la parte più interna del tempio, fa delle cose, non stiamo a... Poi ritorna, quando ritorna sopra, le quattro cose, dice la Bibbia, sollevano le ali e salgono, e assieme ripartono e vanno a fermarsi su un'altura fuori dalla città. La cosa interessante è che dice, questo è tutto descritto qui,
con una traduzione letterale, ma comunque lo trovate anche nelle Bibbie che avete in casa. Il racconto che vi ho fatto lo cogliete nelle Bibbie che avete in casa. Allora, dice due cose interessanti, anzi più di due. Una è che appunto a un certo punto, una volta vede Ruach arrivare da nord, un'altra volta, quindi un altro incontro, quando lui viene preso, dice che ha sentito un forte rumore che gli arrivava da dietro. E l'altra cosa molto interessante è che dice che quando sono sul tempio, e quindi queste cose che sono scese sotto sono nel cortile interno, dice che quelli che erano fuori dal cortile interno non vedevano quelle cose lì, ma sentivano il rumore delle ali. E dice, e lì capì che quelli sono i cherubini, cioè questi oggetti volanti che viaggiavano attaccati al ruach degli Elohim, oppure si staccavano e viaggiavano autonomamente. Ora, che cosa fa la, come dire, la dottrina? Dice che ruach vuol dire sempre spirito. Ruach è spirito. Allora vuol dire che lo spirito di Dio viaggia, fa rumore, si presenta con un fuoco roteante particolarmente luminoso nel centro. Quando viaggia sulla terra, la terra che si trova sotto viene illuminata e riflette la luce che gli arriva da questo fuoco che si trova sotto il ruach. Attaccati a questo ruach ci sono altri quattro elementi che possono viaggiare attaccati a lui o separatamente, che quando sono in funzione fanno rumore al punto che il rumore è sentito anche da chi non li vede, e questo sarebbe lo spirito di Dio. E tra l'altro, l'altra cosa interessante è che dice Ezechiele a un certo punto che questo ruach è come il kavod. E adesso vediamo che cos'è il kavod. Ma quello che voglio dire è che nel momento in cui si afferma che la lingua ebraica è una lingua polisemica, poi qui non si applica più la polisemia. Cioè qui si dice che è spirito. Facciamo un esempio di polisemia in italiano. Io l'altra settimana avevo bisogno di risollevarmi lo spirito. E quindi sono stato a trovare un mio amico molto simpatico, molto divertente, è veramente un uomo di spirito, uno che fa ridere. Quindi io mi devo risollevare il morale. Lui è uno dotato di vis comica, quindi due significati di spirito. Una delle attività che gli piace fare è quella di distillare lo spirito dalle vinacce, la grappa. Mentre eravamo lì che facevamo queste cose, a me è venuto in mente che dovevo mettere via le prugne sotto spirito, l'alcol a 95 gradi. Tra l'altro questo mio amico è uno che gioca a calcetto e nella squadra sa veramente creare lo spirito di squadra. Siamo a sei significati di spirito. La lingua italiana è una lingua polisemica, esattamente come l'ebraico. Però non dobbiamo farci crearci sul mistero, perché è normale. Che cos'è che ci spiega il significato dei singoli? Il contesto. No, è chiaro che se io dico che metto le prugne sotto spirito, capiamo tutti sotto che cosa le metto, no? Cioè, mica pensate che, no? Poi ci sono i barattoli con le prugne dentro e nient'altro perché c'è lo spirito, no? C'è l'alcol a 95 gradi, ecco. No? Oppure se uno distilla lo spirito dalle vinacce, sappiamo tutti che cosa distilla dalle vinacce. Quindi voglio dire, allora, che se rimaniamo coerenti, rimaniamo serenamente coerenti, non ci fa... allora capiamo che ci sono dei punti in cui ruach, diciamo così, significa spirito, non entriamo in discussione, va bene, ci sono dei punti in cui significa respiro, il respiro vitale, come quello che c'è in Coelet 3.19 dove si dice che l'uomo e l'animale hanno lo stesso soffio vitale, cioè respirano allo stesso modo, respirano la stessa aria, e ci sono dei punti in cui ruach significa invece un'altra roba, una roba che produce vento, che fa molto rumore, che viaggia, che viaggia in alto, che può tirarsi sulle persone, che ha sotto attaccate le cose, che possono viaggiare per conto loro o che viaggiano attaccate a lui. Allora, manteniamo la polisemia esattamente come in italiano. L'alcol a 95 gradi oppure l'anima, va benissimo, è sempre spirito. In ebraico facciamo lo stesso, rimaniamo coerenti, visto che l'ebraico è una lingua polisemica. E quindi qui si racconta di questa storia qui, di questa roba appunto, vi ho detto che fa rumore, che Ezechiele dice come il kavod.